Bentornati su Continuo, quarto episodio in compagnia di Rastan, il barbaro della Taito, e noi andiamo a giocare, ragazzi. Dovevamo continuare la partita, eravamo arrivati a metà del castello del terzo livello, difficilissimo piano dei trappoloni. Speriamo che ci fa ricominciare a metà del castello, no, dall'inizio del castello, ma vediamo come ci fa ricominciare. Allora, premiamo lo start, mettiamo un po' di gettoni a caso. Esatto, ci fa cominciare da metà del castello, del terzo castello, quindi raga, no, ho preso il veleno. Liana, facciamo Tarzan, quelli sono spariti, sono dileguati, sono scomparsi nel nulla. Non è un bug, ragazzi, proprio fa così il gioco, li spona e li despona come gli pare a lui, quando escono entrano dallo schermo, quindi è proprio fatto così il gioco. Si può anche sfruttare questo bug, vabbè, questa caratteristica del gioco proprio per evitare i nemici o per farli ricomparire più avanti, insomma, queste cose qua. Vai su. Allora, qua mi ricordo che fa due volte di fila. Ecco la fiammata alta. E noi sfruttiamo sta cosa così. Andiamo così. Aspettiamo che fa la fiammata alta anche qui. Una. Andremo a fare un'altra, esatto, e poi ci buttiamo sulla liana, perfetto. Grandissimo Rastan, che zompi che fa. No, il mago ci sta per ammazzare, per accoppare. No, andiamo avanti. Altro mago, attenzione, mago maledetto. Testa di Ram, che però non ci serviva perché l'energia c'era quasi tutta. La testa di Ram serve a ridarti l'energia. Dai, boss, boss, andiamo al boss. Oh, benissimo, iniziamo questo quarto episodio subito col boss. Oh, guarda, questo quanto è cattivo. Già sapete dalla faccia che è cattivo, eh? No! No, questo scompare, oh. No! Ma questo scompare. Come faccio a colpirlo? Ogni volta che mi si avvicina scompare. Ma porca. Andiamo così. Niente. Come faccio a colpirlo? Oh, non riesco a colpirlo, eh. Non mi ricordo come si fa su un boss, ragazzi. Ah, io arrivavo. In sala giochi io arrivavo massimo a sto boss qui con un gettone. Oh, gli ho dato una botta, una sola. In sala giochi io arrivavo massimo a sto boss qui e morivo sempre qua. Non riuscivo mai a capire come si faceva a superarlo. Non l'ho mai superato in vita mia sto boss, ragazzi. Quindi questa è un po' la mia nemesi. Ah, quando sta per sparare la magia è vulnerabile. Solo quando spara la magia. Dai, ce la posso fare, dai, dai. Dai, ho trovato il punto debole. No. Sì, l'ho preso. Sì, ho trovato il punto debole, ragazzi. In sala giochi sta cosa non mi era mai riuscita. Che arrivavo qua e mi fregava. Sì, l'ho ammazzato, ragazzi. Niente, ho sconfitto i miei demoni da ragazzino. La situazione sta diventando seria, ma non posso permettermi di morire adesso. Così dice Rastan. Eccolo al quarto livello. Ragazzi, abbiamo fatto una cosa epica. Abbiamo superato il boss del terzo livello, scoprendo il suo punto debole. Bisogna accucciarsi proprio sotto di lui per batterlo. Vediamo gli uomini lucertola. Qui sono diventati marroni. Marroni. Tutti i nemici hanno cambiato colore in questo livello. Somiglia al primo, ma i colori sono tutti diversi. Guardate che bello il cielo viola. Veramente bellissimo. Guardate le chimere blu ci sono. I demoni però sono rimasti uguali, eh. Gli uomini insetto sono diventati rossi. Sono delle formiche rosse praticamente. Attenzione qui. Attenzione qui. Ai, ai, ai. Attenzione qui. No, mi ha preso. E olè. Mamma mia, per un pelo, ragazzi. Ma qua però non sarà più facile, eh. No, sono cascato nella lava. Porca vacca. Ah, quello di prima dovrebbe essere il boss, dovrebbe essere il re dei maghi, una cosa del genere, un stregone terribile. Diciamo, mi pare che in sala giochi lo chiamavamo il re dei maghi, una cosa del genere. Boh, non mi ricordo. Passati più di 30 anni. Vai così.
Vai con la magia. Vediamo un po' se riesco a prendere la mazza Yodana. Sì, ce l'ho fatta. Sì. Mamma mia, quanto è difficile questo pezzo, ragazzi. Fortuna che mi aiuta l'arcade stick. Che uno dice anche stick, stick. Sticacchi. E ce l'ho fatta. Andiamo. Sompa così e andiamo. Mamma mia, mi hanno fatto i bozzi, però mi hanno dato un sacco di energia, raga. Vai, devi morire. Arpia. Ah, chiappa. Chiappiamo i sordi. Guarda com'è strana st'acqua. È proprio la teoria dei vasi comunicanti, proprio completamente distrutta da questo gioco. Vabbè, diciamo che è una specie di cascatella, vai, una serie di cascatelle. Oh, adesso quell'altra arpia bipede che cammina a due zampe. Arpia, arpia. No, è una medusa quella, cioè i capelli non l'ho mai vista. Ragazzi, quel nemico non l'ho mai visto, perché nella versione Commodore non c'era. E nella versione arcade io sono arrivato massimo al terzo livello, come l'ho detto. Quindi io, questo è tutto nuovo per me adesso. Tutta sta parte io non l'ho mai vista in vita mia, ti giuro. Riuscirò a prendere quella spada di fuoco? Mi pare difficile. Quella sarà la spada di fuoco, quella che diceva Verdone in... com'era il film? Un sacco bello. Mamma mia, ragazzi, sono veramente nella merda. Oh, quello lo devo prendere. Lo devo prendere, scudo. Oh, grande, ho preso la spada di fuoco. Quella è la spada di fuoco dell'Hip che faceva la spada di fuoco. Ragazzi, la spada. No, vaffanculo. Oh, però arriva, ricominciato a metà del livello. Quindi già la cosa è positiva per noi. Anello. Medicina che non ci serve. Arpia, c'è la medusa. Perché la medusa c'ha le ali d'angelo? Sta cosa non la capisco. Questi giapponesi proprio vanno a rivisitare proprio tutto il fantasy, tutta la mitologia, come cacchio gli pare a loro. Guardate i capelli della medusa, guardate. No. No, no, sono cascato nell'acqua. Mannaggia. Continuiamo. Altra infornata di gettoni per noi. Io di solito non continuo mai, ragazzi, però nella rubrica continuo faccio un'eccezione, anche perché ci sono tanti giochi che io in realtà non ho mai finito, proprio perché io come abitudine ho quella di non continuare mai, cioè o ce la faccio con un solo credito o non ce la faccio. Però riconosco anche che molti giochi, dopo che vennero introdotti la possibilità di continuare in sala giochi, sono proprio dei giochi che è quasi impossibile finire con un solo gettone. Ci riesce solo chi si allena per anni e mesi e anni a questi giochi e ce la fa, perché sa tutto a memoria, sa tutte le hitbox, tutto il timing, tutto quanto. Io invece non so niente. A quel punto il gioco non diventa più divertimento, diventa una specie di ossessione, no? E non mi ci diverto più, quindi... Io sono uno che giochi da sala non li finisce di solito. È raro che ho finito un gioco da sala. Giusto Double Dragon, che con gettone lo finisci. Oh, l'ho preso la medicina che stava sull'angoletto. Attenzione, qua è difficile, eh. Vai, magia. È grande. Cambiato il colore del fondale. C'è una roccia che arriva. Oh, un mare di rocce. Ah sì, questa c'era anche nella versione Commodore, sta cosa delle rocce. C'era un centauro, l'avete visto? Con la lancia? Non mi pare che c'era nella versione Commodore col centauro, eh. Vediamo un po' se riesco. Ho fatto fare il centauro. Perfetto. No, mi ha dato l'ascia, non la volevo. Vabbè, tanto tra poco la spada di fuoco sarebbe comunque scaduta, quindi. No, mannaggia, ho preso il fuoco. Vai così. No. Mando. Testa di RAM, mi arriva tutta l'energia. Che culo, ragazzi. Ho preso la testa di RAM, incredibile. Vai, devi morire. No. C'è la testa dello scheletro di Ray Harryhausen. Mamma mia, ragazzi, è difficilissimo. Il cielo si è fatto di fuoco. Testa di RAM. Dai. Vai giù. Sì. Posso tornare indietro a prendere le armi? Perché lì c'erano delle armi, ho visto. Volendo si può fare, ma non lo fa. Fammelo fare, perché
No, non si può fare. Mannaggia, mi è finita l'arma proprio adesso. Oh, cacchio, qua è dura, eh. Dai, salta su così. Salta su con la magia. Guarda quel cacchio di centauro si sta avvicina, eh. Oh, sono riuscito. Dai, serpente, vieni qui, amico serpente. Dai che non ti faccio niente. No! No, che figura! Che figura veramente infame, ragazzi. Aspetta, metto un secondo pausa, eh. Ok, rieccoci, ho sistemato anche meglio il microfono, quindi dovreste sentirmi meglio in teoria. Vediamo un po', andiamo col gioco. Oh, grande mossa, ne ho uccisi 225 con un solo colpo. Qua sotto non c'ho Yann. No, no! Mamma mia. Ok, vieni qua. Vieni qua, centaurino. Vieni a zio. Niente, devo saltare così, sennò questo non si ammazza. Attenzione. Vai così. Vai col tango. Vai col tango. Oh, sono passato sotto al fuoco, raga. Incredibile. No, no. No, attenzione. Dai, devi morire. Testa di ram, testa di ram. E olè, siamo al quarto castello, ragazzi. Incredibile. Siamo giunti al quarto castello, io non ci posso credere. C'è un mago dietro che ci stalkerà. Qua si può andare? C'è passaggio segreto, no? Mago, vieni qua. Mago, ok. Oh, quello con l'armatura d'oro, ragazzi. Ma chi è, il cavaliere dello zodiaco? Chi vincerà l'armatura d'oro, diceva la canzone dei cavalieri dello zodiaco, per chi se la ricorda. Quando c'è l'89, 90, non mi ricordo, 88? 88, da noi arrivò tipo nell'88, 89. Che anno era? Mi pare che era l'89. Boh! C'era un amico mio con i sordi che c'aveva tutti i pupazzetti di Cavalieri dello Zodiaco, quelli che costavano un botto di soldi. Erano quelli con l'armatura in metallo, raga. No, l'armatura era... Non mi ricordo se l'armatura era in plastica o in metallo, raga. Attenzione, qua la vedo molto difficile. No. No. Eccolo, eccolo, il momento giusto, lui sì! Ho preso pure la mazza. No, il fuoco mi ha fregato. Porca vacca. Ragazzi, ultima vita di questo credito. Penso che finito sto credito finiamo anche la puntata. Sperando di non fare troppo schifo, perché sto andando veramente male adesso. No, 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 no. Oh, dai, facciamo un ultimo credito, va. Facciamo un ultimo credito, perché siamo andati veramente male con quest'ultima vita. Attenzione, vai su, vai su, andiamo su, no, aspettiamo che si riabbassa il ponticello qui, cioè che si rialza, quindi. No, porca la zozza della vacca polacca, vai zompa, zompa così. No, dritto al fuoco sono andato. Porca vacca. Per prendere l'arma sono andato dritto al fuoco. Gli exogini, c'erano anche gli exogini d'oro, se vi ricordate. Quelli della seconda serie, ninja, c'erano quelli di... Non c'erano d'oro, c'erano quelli argentati sicuro, c'erano quelli verdi. Non mi ricordo, ragazzi. C'erano la... No, era la terza serie quella dei ninja, mi pare, eh? Perché la seconda erano ancora quelli di... Del manga originale, quello di lotta, che non mi ricordo come cacchio si chiamava. Chessoman, come si chiamava quel manga? Non mi ricordo. L'hanno trasmesso pure in Italia qualche anno fa. L'hanno trasmesso su Junior TV? Non mi ricordo. Quel manga di wrestling... Da cui erano in realtà tratti gli exogini.
che noi non lo sapevamo, noi pensavamo che davvero erano alienini, invece no, erano lottatori bizzarri di wrestling quelli. E poi la terza serie prese un'altra serie dei pupazzetti che erano i ninja, non c'entrano proprio niente con gli exogeni, però erano fighi i ninja, a me piacevano. I pupazzetti ninja mi piacevano, devo dire la verità. Anche c'è sempre chi diceva, una merda perché non so più gli exogeni. No ragazzi, tanto loro erano più belli quelli di exogeni veri. Oh, siamo al boss, mi sa, Sa che siamo quasi al boss, ragazzi. No, no, no. Oh, ho preso il mantello. Boss, 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 quarto boss. No, ragazzi, insperato sono arrivato al quarto boss, non ci posso credere. Questo è il cavaliere dello zodiaco, praticamente, guardate. Come si chiamava quello, il cigno? Non mi ricordo i nomi dei cavalieri dello zodiaco. Quello verde, il cigno, era? Come cacchio? Che ognuno rappresentava un segno zodiacale giapponese, no? Orientale, cioè, vabbè. Va bene ragazzi, per questa volta è tutto, volete vedere come sconfiggo il boss? Lo vedrete nel prossimo episodio di Rastan. Ebbene sì ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!